abbiamo iniziato a dipingere sotto il nome di TD, che voleva dire The Drugs, allora, come i drugo, come i drughi, ok? Che eravamo in un periodo molto punk e il nome ci gasava. Poi la cosa è diventata che a un certo punto abbiamo iniziato a darci un tono, ok? A reputarci quasi delle persone serie. E abbiamo deciso di cambiare il nome, cercando la sigla TD ci piaceva, e quindi ho iniziato a cercare due parole che dessero bene l'idea. Avevamo 22 anni forse. Quando abbiamo aperto lo studio, in verità era tanti anni che dipingevamo assieme, almeno 5, ed erano 3 anni che lavoravamo insieme. I primi lavori su commissione li avevamo fatti durante gli anni dell'università. Il fatto che a Torino abbiamo una quantità di muri imbarazzante fu quello che ci ha spinti a cercare di fare un passo avanti nello sviluppare i graffiti, dallo scrivere il proprio nome al mischiarlo con l'illustrazione, la grafica, la pittura, ed è quello che continuiamo a fare adesso sostanzialmente. Contaminare coi graffiti la parte di studio e viceversa. E fare le mostre, fare elaborati artistici, dipingere, cose che sono assolutamente indispensabili proprio come benzina, come alimentazione della creatività, come sfogo, come avventura per incontrare persone, viaggiare come adesso. I graffiti sono un possente collante. Nice to meet you. Fare amicizia, trovare persone in altri posti, in altre città che fanno graffiti. Questo rende molto facile il poter esportare la propria arte, andare in un'altra città, perché basta fare una chiamata, e il fatto di essere tutte e due graffitari ti fa diventare automaticamente amici. Questo è il modo in cui, ad esempio, abbiamo conosciuto i ragazzi qua ad Artlane. Loro sono venuti a Torino, hanno visto dei nostri lavori e voilà, ci hanno proposto. Non è che verresti a Klagenfurt a fare una mostra, non è, ben volentieri. Così come è successo per tutte le convention, tutte le jam a cui siamo stati, sia che ci abbiano invitato, sia che abbiamo scritto noi chiedendo c'è un posto, c'è qualcosa che possiamo fare. Ci siamo conosciuti perché sentivi parlare di quell'altro ragazzo che faceva graffiti. Avevi già qualcosa di molto forte in comune. È un modo per condividere esperienze forti ed è un veicolo nel quale inserire le proprie forze, la propria irruenza, per convogliarlo poi in qualcosa, dal nostro punto di vista, di molto molto sano. Non avessimo conosciuto i graffiti, la nostra adolescenza penso sarebbe trascorsa in maniera più triste, più inutile. Invece la sfida, la voglia anche di stare assieme, di fare qualcosa di che per noi era grande.
mostra, portare i propri pezzi all'estero non è, da un certo punto di vista, nulla di nuovo, perché se nasci e cresci come artista facendo le cose per strada, confrontarti con persone che nulla hanno a che fare con quello che stai facendo tu, da l'altro graffitaro che passa casualmente davanti al tuo pezzo fino a un anziano a cui magari devi anche spiegare quello che stai facendo perché non gli è ben chiaro, è quasi la stessa cosa. Diciamo che prendere, caricare 50-100 opere e portarle da qualche parte significa comunque sentirsi pronti per fare una cosa del genere, significa essere piuttosto convinti di ciò che sia fatto, volerci credere. I commenti, gli apprezzamenti, le critiche, il confronto con altri artisti, se si sta andando a dipingere o a esporre dove espongono altre persone, fa tutto parte del gioco. E i graffiti già ti preparano un pochettino per tutto questo, perché dipingere in mezzo a una strada, di notte un conto, di giorno con tutti che passano, ricevi anche insulti, gente che passa in macchina e dice vai a lavorare, no? Ma è anche vero che io amo, ad esempio, soffermarmi a parlare con gli anziani che passano davanti ai miei pezzi, che sono molto incuriositi, e da cui ottengo i commenti assolutamente più spezzacuore, da lacrimuccia, come anche i bambini. E queste cose un po' ti preparano alla mostra, che è un contesto più formale, in cui hai molti più intenditori, quindi il discorso che fai con uno che sta passando mentre va a lavorare e fa tutt'altro è molto diverso dal discorso che fai con un appassionato d'arte che viene e a caccia di informazioni un pochettino più specifiche. Certo, ti dà l'opportunità di non solo esporre una tua opera, ma spiegarla, parlare all'inaugurazione con un po' di persone, riuscire a condividere tutto il pensiero, tutto il lavoro che c'è dietro un'opera. Ci sono alcune caratteristiche tipiche di quelli che sono i miei disegni. Una di queste è quella di disegnare per lo più animali, rarissimamente figure umane. È una sorta di tributo per me nei confronti della natura. L'utilizzo dell'arco viene dal mio ideale di perfezione che risiede nel cerchio. Io nei miei disegni metto porzioni di perfezione e cerco di farlo il più possibile. Sono intervenuto a mano, a spray, su i fogli di carta che poi infilavo nel plotter con un marker attaccato per creare le mie porzioni di perfezione. Ognuno di noi è stato contaminato da conoscenze, dallo studio personale, da quello che ci capitava intorno, e noi ci siamo sempre lasciati molto trascinare da quello che ci girava intorno. Non mi hanno mai insegnato una tecnica vera e propria, tutto quella che padroneggio di più che è sicuramente lo spray. E quindi ora ho preso degli acrilici, li uso come degli acquerelli, ho buttato lo spray dietro, ho fatto degli stencil.
abbiamo iniziato a cercare, a girare per posti abbandonati, e cercavamo anche un significato. Non volevamo fare l'anamorfismo fine a se stesso, perché la fotografia era fantastica, la location era perfetta. L'unica traccia del passaggio dell'uomo in quei posti là erano i residui dei 1000 rave che erano stati organizzati in quei posti. Quando tu organizzi un evento con della musica, dopo, se non viene pulito, rimane solo l'immondizia. La musica non lascia un segno, e allora abbiamo deciso di lasciarlo noi. Però, come in questo caso dove siamo noi, come è capitato con l'anamorfismo della medusa, il proiettore ti aiuta fino ad un certo punto, non è così immediato. Dove siamo seduti noi adesso, la proiezione era praticamente invisibile, perché un pixel era magari largo un centimetro, ma lungo anche 30-40 centimetri. E la luce del proiettore tocca malapena la superficie, di conseguenza, dopo aver dato un ingombro generale, è necessario un lavoro di squadra pazzesco. Quindi uno deve rimanere nel punto dietro una macchina fotografica, e bisogna andare a correggere urlando da una parte all'altra della location, andare a correggere ogni singolo tratto per far quadrare tutto. Ed è un lavoro eterno. E noi due, con l'esperienza che abbiamo avuto, riusciamo a fare questi lavori così solo per il risultato finale, perché nonostante 8-10 giorni di lavoro continuativo, di notte, alla fine quando finisci tutto quanto e vai a guardarlo dalla macchina fotografica, è una soddisfazione. È affascinante. Ordine e caos. Per fortuna col lavoro che faccio posso tenere in maniera equilibrata tutte e due queste mie pulsioni. Da una parte c'è la grafica in cui mi metto, ho un approccio piuttosto numerico, geometrico, tutto deve essere in griglia, tutto deve essere inclinato rispetto a dei gradi specifici, tutto è in rapporto. Qualsiasi spazio ha una grandezza in rapporto al totale, tutto in un grande ordine. E quel lavoro ha come medium il computer. Dall'altra parte invece scappo, impazzisco come fosse il dottor Jekyll e Mr. Hyde nel mio laboratorio, che è un posto che puzza, che è totalmente sporco, e lì posso dipingere come un animale, posso sporcare qualsiasi roba, posso sporcare me stesso e creare nella maniera più istintiva che io conosco. Quando dipingo troppo penso di non essere più capace a usare Illustrator e devo correre dall'altra parte. Quando sto troppo sul computer mi sembra di fare qualcosa di troppo astratto e ho voglia di scappare e andare in laboratorio a dipingere. Forse queste cose fanno parte di un cerchio che mi tiene in perenne movimento. Io disegno da quando ho memoria,
Io ho sempre amato disegnare, sin da quando ero bambino e disegnavo sui mobili e mia mamma non era poi troppo felice, però è proprio grazie a questo sfogo, a questa passione che ho avuto sin dai miei primi anni che è nato tutto. L'acquarello, come la china, è qualcosa che quando tocchi il foglio, quel segno lì è parte del risultato finale e non torni indietro. C'è spontaneità, c'è freschezza, c'è impulso e c'è il fatto che ogni pietra che metti giù fa parte del risultato finale, e questa secondo me è la più squisita metafora della vita che possa esistere, artisticamente parlando. E la vita è un viaggio continuo, tu devi continuare a scoprire quello che c'è attorno a te. Man mano che lo scopri, devi assimilarlo, digerirlo e se vuoi, dipingendo, scrivendo, cantando, raccontarlo agli altri. È tutta una questione di raccontare ciò che ti ispira e ciò che ti circonda, perché secondo me l'ispirazione più bella è questa. Quello che abbiamo intorno adesso è assolutamente la fonte di ispirazione più pura. Noi stavamo dipingendo su ste scale e la mamma gli chiede: sai cosa stanno facendo? Lui si è messo a guardarci e ha detto, non sapendo dare una risposta per non stare zitto, ha detto: fanno le magie. E io là è iniziata a venire la lacrimuccia, tipo, perché ti senti proprio bene.